Dalla storia delle tradizioni marinare all'atletica, Gabriele Cavezzi è stato un faro per la città di San Benedetto. In sua memoria, nella domenica della festa della Madonna della Marina, l'amministrazione comunale ha consegnato il 35esimo premio Truentum alla sua famiglia nel corso della cerimonia che si è svolta in serata in Palazzina Azzurra. Un abbraccio alla famiglia, un ringraziamento per aver scelto una data simbolica, perché per un San Benedettese che ha fatto della San Benedettesità il suo stile di vita, essere premiato il giorno della festa della Madonna della Marina, penso che sia la rappresentazione plastica di quello che è stato. Morto lo scorso 22 febbraio all'età di 87 anni, è stato un punto di riferimento della vita istituzionale di San Benedetto fin dagli anni 60. Un maestro di vita e un secondo padre per tanti ex atleti che gli sono grati per i suoi insegnamenti, ma soprattutto una guida per i suoi figli Stefano, Attilio e Paola, presenti in prima fila assieme alla loro mamma Giuseppina e ai quali il sindaco ha consegnato la targa e la pergamena leggendo le motivazioni della commissione. È un'emozione infinita. Puoi ben immaginare, probabilmente lo avrebbe meritato in vita, però siamo comunque onorati e felici di ricevere questo premio alla sua memoria e è una serata piena di emozioni. Tanti momenti musicali aperti dall'assolo della chitarra di Cristiano Corradetti dal tetto della palazzina e continuata con l'omaggio a Ennio Morricone eseguito dalla pianista Sabrina Gentili e dalla voce della soprano Emanuela Torresi. Mio padre è stato, permettimi di dirti, un fuoriclasse, un vero fuoriclasse della vita, il migliore dei padri che avremmo potuto mai desiderare. Quello che ha fatto in ambito culturale, storico, sportivo, insomma, penso che lasci, ha un lascito incredibile per la città che insomma, cercheremo di salvaguardare in tutti i modi. Toccanti gli interventi in ricordo di Gabriele Cavezzi, intervallati anche dall'esibizione del trombonista Lito Fontana in un climax di emozioni, terminati con la proiezione di un video. Un collage dei momenti salienti della vita di Gabriele fino all'ultimo saluto, ma soprattutto con la lettura di una poesia d'amore dedicata alla moglie Giuseppina, interpretata dalla voce di Pino Insegno. Affinché si chiuda questa confezione di una vita, incoerente ma alla fine approdata nell'ideale, trancio le ultime parole. Dopo questa non ce ne saranno più.